Sonni Olumati, sì. Lei è nato a Roma? Nato a Roma. Non è però cittadino italiano? No, assolutamente no. Perché come vorrei spiegare all'esponente della Lega che stava parlando prima, non è proprio così facile come pensano per alcune persone. Meno male, però io non sono arrivato male, con il balcone. Almeno chi lo diventa lo sarà seriamente. però forse io non penso di diventarlo per scherzo, senatore Candiani, guardi, sentire la ripeto, storia di Sonni. Chi diventa cittadino lo diventa seriamente, non è una cosa che si può mettere come fossero i pesci. E chi sta scherzando? Sono 31 anni che ci provo. Adesso però, Candiani, ascoltiamo la storia di Sonni, perché secondo me c'è da capire. Lei ha chiesto la cittadinanza quanti anni fa? Nel 2004. Quindi sono appena 13 anni, voi che gli diano la cittadinanza così su due piedi, insomma, bisogna avere un po' di pazienza, Sonni, sì, lei non ha pazienza. No, un altro po' di pazienza e penso che direttamente la lascio in eredità ai miei nipoti, forse se gli arriva. Forse ai suoi nipoti. No, beh, guardi, qui ormai si va solo per stereotipi, perché lui è il nuovo modello italiano. Vedete, le cose che sostenete voi, questo è il vecchio, meglio il nuovo che il vecchio. È già buona che non ha messo un coltello alla gola fino adesso, è già buona. Complimenti. Bravo, complimenti. Ma chi le doveva mettere il coltello alla gola, Candiani? Lei rinnega. Avete insultato i napoletani, avete insultato i meridionali per anni e adesso ci venite a fare i difensori dell'italianità. Ma per favore, ma si vergogna. Allora, vorrei provare. Sono fortunato che non sia successo. Scusatemi. Sonni ci stava raccontando, non siamo arrivati coi barconi, i miei genitori sono arrivati, sono andati a studiare alla Cattolica. Sono cristiani e sono cattolico, tra l'altro, ecco. Quindi si conosce molto poco questa realtà. Allora, succede così che per chi nasce qui in Italia, come noi seconde generazioni, fino a che non passerà la nuova legge, abbiamo solo un anno, una finestra di un anno tra i 18 e i 19 anni per richiedere la cittadinanza. Ok, se la chiedi dopo i 19, game over, mi dispiace. E il tempo è scaduto. Il tempo è scaduto, ti tratteremo come uno che è arrivato qui due giorni fa. Quindi in quella finestra di tempo devi raccimolare tutti i documenti, chiedere alle ambasciate varie se le hai, se non sei apolide. Il fatto è che molto spesso viene rimandato indietro, quindi arrivi, inoltre la tua domanda entro l'anno, però poi la tua domanda viene rigettata perché manca una virgola alla pagina 3 delle. Quindi per un problema, diciamo, di burocrazia, lei ha saltato quell'anno. Per esempio, se lei dovesse andare a fare un viaggio, come si regola? No, cioè, al momento lei è qui con un permesso. Sono agli arresti domiciliari, come gli arresti domiciliari in Italia. Voglio andare avanti col ragionamento, Candiani, ma il fatto che Sonni stia da 13 anni a cercare di avere la cittadinanza italiana, lei lo considera normale? Lei considera normale che un cittadino qualsiasi, italiano o straniero, aspetti 10-15 anni per avere una sentenza in un tribunale civile? No. Il concetto è che se la sua è un'anomalia burocratica, non significa che con questo si debba prendere la scusa per buttare a mare una legge che sta normando in maniera efficace la materia della cittadinanza. E qui è chiaro che la legge funziona, definisce 10 anni, ci sono poi delle maglie che evidentemente non funziona per gli immigrati, non funziona per chi nasce qua. Funziona per chi noi non siamo immigrati. È evidente. Le consiglio di guardare sul dizionario italiano. Immigrato è chi immigra in un posto. I cittadini italiani vivono male per la burocrazia, quindi purtroppo si sentono. Quindi arrangiatevi, pare che dica che ognuno per sé. Non è una scusa, una giustificazione per rivedere completamente una legge della cittadinanza e portarla da 10 a 5 anni. No. Soprattutto nel momento in cui c'è una condizione di incapacità a controllare i flussi di immigrazione. Ma non è immigrazione, non c'entra nulla con l'immigrazione, siamo un fenomeno diverso, esatto, da quello migratorio. No, lei non è un fenomeno, lei non è un... lasciamo perdere cos'è. Neanche lei è un fenomeno diverso, non si preoccupi. Va bene, abbiamo stabilito che Sonni è un'anomalia. Sì. Mi sembra che ci siano centinaia di migliaia di stranieri nelle sue condizioni che non possono diventare cittadini italiani. Siamo un milione, come no? Un milione, siamo un milione. Non conoscono nemmeno. Uno più un bel po' di zeri, non so se. Fortunatamente lei è un'anomalia. Fortunatamente siamo un milione. Va bene, allora.